Buongiorno e benvenuti in un nuovo video di Minecraft. Quest'oggi siamo qui per cominciare una nuova serie. Finalmente vi porto in un mondo hardcore. Mi scuso in anticipo per mercoledì scorso che non ho pubblicato nessun video, ma è stato per un piccolo contrattempo. Oggi, come vi ho detto poco fa, andremo a creare un nuovo mondo. Stavolta lo faremo in hardcore, il mio primo mondo hardcore. Oddio, non il mio primo, però quelli che ho provato a concludere non sono mai finiti bene. Quindi cerchiamo di dargli un nome non troppo ignorante. Mettiamo ovviamente hardcore, non modifichiamo niente e andiamo a creare il nuovo mondo. Beh, signori, che dire, eccoci qua. Siamo spawnati in un'isola, credo. No, c'è un pezzo di... c'è già un villaggio, cosa interessante, anche un portale qui che andremo a esplorare più tardi. Sì, è vero, è una vanilla, ma è un mondo con una singola mod, ovvero la minimappa. Nel mentre... Uno, perché vedo Minecraft che lagga un botto? Ah, ecco perché vedo Minecraft che lagga un botto. Semplicemente per questo. Così va meglio. Iniziamo ovviamente rompendo il legno, perché è la prima cosa che si fa su Minecraft. Fastidio quando rimangono i blocchi a mezz'aria. Vale. Allora, il pollo in verità ce lo teniamo perché ci può servire. E direi di cominciare a farci gli utensili base come piccone e ascia. Mettiamo, che palle che non posso premere uno con il legno in mano. Questo lo mettiamo sul 2. No, non posso perché c'è il pollo, mannaggia. Ciao pollo, non c'è più. Vedo già delle pecore che ci potranno procurare del cibo. Ciao, ma è una mini volpe. Ma che carina, si è presa tipo il pollo in bocca. No, c'ha le piume del pollo in bocca, lol. Salve signora pecora, grazie per la sua lana. Anche se in verità un letto non ci servirà. Uno, perché siamo in hardcore, quindi non si respawna. Due, se ti fai uccidere, perché c'è il villaggio qui vicino. Però sinceramente quella lì non la voglio vedere viva. L'obiettivo di questo mondo non è sicuramente andare a finire il prima possibile Minecraft, ma andare a battere il drago senza morire mai una volta, anche perché se dovessi morire, ecco, il mondo non esisterebbe più. Quindi andiamo ad esplorare il villaggio e a raccogliere un altro po' di legno perché non credo che ci basterà. Ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale e a consigliarmi nei commenti se volete degli episodi lunghi o degli episodi corti. Le canne da zucchero potrebbero essere la nostra salvezza, non proprio, però di solito in questo bioma non se ne trovano molto, quindi sinceramente le prendo volentieri. Questo è tutto cibo gratuito e ovviamente sarà nostra premura farci subito uno scudo e un'armatura prima possibile. Là ci sono altre canne da zucchero, un gatto, perfetto, e andiamo a svaligiare questo bellissimo villaggio. Ma sai che tre di ferro mi danno fastidio, quindi... Sperando che non possa attaccarmi. Ok, bene. Spero siano almeno 4 pezzetti, almeno riesco a fare anche uno scudo. No, ovviamente sono solo 3. E sapete che io a questo punto con 3 di ferro non mi faccio nemmeno il piccone, ma il secchio per prendere l'acqua. Perché? Perché sì. Provvedo a raccogliere tutto il cibo che trovo in giro, così almeno per un po' saremo a posto. Sarebbe anche comodo trovare un villaggio ma in pianura, perché questo non è male se volessi in futuro farci una farm in mare aperto, però è un po' scomodo questa zona. Se trovassi una casa con dentro qualcosina di interessante, beh, un letto viola, il mio colore preferito, non si capisce assolutamente dalla skin. Com'è, bro? Ti piace stare sugli alberi? Bene, abbiamo rotto la nostra prima ascia e questa ci farà molto comodo. E anche questo. Grazie Minecraft, sei stato gentile a mettermi due pezzi di armatura gratis. Tanto so che morirò subito come un pollo, quindi... vediamo un po'. Legno, comodo, patate, ci possiamo fare in futuro una piccola piantagione. Qui dentro tagliapietre, che mi servirà sicuramente, visto che non mi ricordo mai il crafting. Altre cose interessanti sono, vabbè, la mola, quella mi servirà per forza e... un bel po' di armature che ho doppie, però sicuramente si romperanno prima o poi, e un piccone di ferro che mi fa comodo. Altri 3 di ferro con cui provvederò subito a fare uno scudo. E perché no, con gli altri 2 no, non sono sufficienti per fare altro, quindi niente. Direi che finiamo di esplorare questo villaggio, ci vediamo quando avrò trovato e ci vediamo tra poco. Prima di entrare qui dentro, volevo fare vedere sto stronzo che vende una spada inutile e niente, vediamo cos'altro troviamo qua. Perfetto, ho 3 pezzi di armatura identici, però questi non li avevamo. Se riuscissi a farmi un'armatura intera solamente qua al villaggio sarebbe una cosa perfetta.
Hello bro, non avete una cassa? No, vero? Bene, ora addentriamoci nella foresta a prendere quel portale maledetto che abbiamo visto prima, di cui non ricordo già più la posizione. Abbiamo già finito, la fame, perfetto. Portale era qui sotto. Sentito un tridente, sarebbe comodo riuscire già a prenderlo. Però quello mi ammazza subito, quindi sarebbe opportuno farci almeno. Sì, mi conviene usare il ferro per fare una spada. E anche una piccola ascia di riserva che non fa mai male. E andiamo a uccidere quel maledetto affogato che è... non è despawnato, vero? Ah, eccolo. Non lo dropperà mai, vero il tridente? No. Se non muoio soffocato, perfetto. Eccoci al portale, mentre stava già facendo notte. Queste 23 pepite ci serviranno. Questa è inutile, è inutile. Fire protection non è male se andiamo nel Nether. E questa fire charge la butterei. Però sto blocco d'oro, sapete che schifo sicuramente non mi fa, quindi ce lo portiamo via. Credo andrò verso, non verso il bioma innevato, ma lo costeggeremo per vedere un po' cosa riusciamo a trovare. Oppure potremmo direttamente andarci sopra e guardare dall'alto ciò che abbiamo intorno. Che il mio obiettivo per oggi era farmi un'armatura e direi che l'abbiamo già fatta. O derubata da qualcun altro. Però sono dettagli. Credo che saremo circondati da un po' di bioma innevato perché ne vedo parecchio intorno a noi. Sto scheletro mi sta già sulle palle. Mannaggia. Ovviamente, signore, bisogna stare anche un po' prudenti perché se qua si muore, il mondo non c'è più. Ci vediamo non appena avrò trovato qualcosa di interessante. Se mi riesco a disincastrare da sta neve, mamma mia. Oh, quello è un villaggio? Sì, quello è un villaggio ed è anche molto interessante. Questo però è meno interessante. Aia. Oh merda. Conviene scappare perché ci sto già per lasciare le penne nel primo episodio. E non è una bella incor. Non è un bel inizio, diciamo. Ok. Non possiamo andare avanti a mangiare bacche perché non rigenerano vita. Scheletro infame. Credo, ma proprio per un pelo, che potevamo anche finire qua la serie quasi. Avevo letteralmente un cuore. Ora, se riesco a arrivare al villaggio sano e salvo, potremmo anche depredarlo di qualsiasi cosa. E quasi quasi ne approfitto per dormire, ma proprio super istantaneamente. Oh, salve, come va? Ma non è che lei per caso diventerà la mia farm di ferro? Molto gentile per questi tre pezzettini di ferro. Abbiamo un libraio che ci mende il lure 3. Questo vuol dire che da qualche parte c'è questo bellissimo oggetto che ci servirà in un altro momento. E anche le librerie che andiamo a fare così. E magari andiamo anche a fare così, almeno ci facciamo un'armatura completa. E vabbè, queste le uniamo, tanto mi sono già rotto le palle di avere 3.000 cose in giro. Questa è molto utile per rigenerare la vita. Da tipo 4 cosciotti la torta di zucca. Non è che c'è un qualche cosa di carino qui dentro? Forse di qui possiamo trovare qualcosa di interessante? Beh, ti devo dire, 6 pezzi di ossidiana mi aggradano assai. Questi, vabbè, me li porto dietro, dai. Rispetto al caschetto, magari teniamo questi qua lì stesso. E, oh, c'è... ehi, quanti fabbrici ha questo posto, scusate. Oh, salve. Lei è il muro invisibile attaccato al niente?
Vabbè. Altri. Beh, già poter andare nel Nether è tanta roba. Altro ferro, un'altra chestplate e con questo fa un'altra armatura praticamente. Ciò vuol dire che intanto quella montagna è altissima. E seconda cosa, non abbiamo un bioma utile. Quello è un bel portale da andare a depredare, mentre credo che continuerò in quella direzione più tardi. Non prima di aver raccolto quel preziosissimo carbone. È la famiglia dei conigli questa. Salve, com'è? Ciao, guardalo come scappa. Coniglio bastardo. Avvieni qua. Ma scassa tu cazzo, questo coniglio è merda. Faccia di merda. Infame di un coniglio, ecco. Ti meriti questo. Allora, il blocco d'oro. Non potevano metterlo più in alto, vero? Porca puttana. E qui qualcosa di interessante? No, niente. Ho appena buttato un minuto del mio tempo a venire. Se dall'altra parte di questa montagnetta non c'è niente, come pensavo, continuiamo verso quella zona e vediamo cosa troviamo. Credo di aver trovato il bioma più inutile e brutto di Minecraft. Il deserto e... oddio, il deserto. È una mini spiaggia o è un deserto? C'è da fixare qualcosa. No, senso, c'è. No, non c'è. Via. Bene, già così è abbastanza meglio. Il bioma è beach, infatti, spiaggia. Questo è l'ennesimo villaggio che trovo e sarà l'ennesimo villaggio inutile. Che si trova in un posto inutile, quindi è inutile. Manco le ceste ci stanno. No, bro, qua ci dormo io, non me ne frega un cazzo. Non so nemmeno dove sto andando, sono un genio. Un altro tagliapietra, perfetto, è inutile ancora di più. Un'altra chest vuota, un'altra non chest, un altro villaggio inutile. Se non altro che ha una pozza di lava, sinceramente questo non mi dispiace. Oh, salve, salve, come va? Un altro coso inutile, casette piccoline, roba piccolina, geogaz, perfetto. Ah, un albero normale, no aspetta, è normale quell'albero? Ah, ma sono le sfoglie, sì, vabbè. Le foglie un po' strane. Non so cosa abbia di strano, ma è strano. E forse abbiamo trovato una pianura. No, una palude. Beh, tanta roba la palude. Qua ci spawnano gli slime di notte. Ed è tutta roba che a noi piace. Ma quelle montagne, che cavolo sono. Credo di non averne mai vista una così storta. Se vi interessasse questo, il seed del mondo. Se non altro la mini pianura l'abbiamo ottenuta, no? Ah, noi siamo qua. Ma quanto è grande sta palude. È giga enorme. Non finisce più. Credo che sta palude non finirà mai, ragazzi. Cioè, sono andato qua e ancora continua. Io non ho la minima idea di dove andare, ma quindi continuerò per di qua, perché voglio capire dove cavolo finisce. Non so più fare parkour, che bello. Quella è una montagna, quindi questo vuol dire che la palude sta finendo. Finalmente, oserei dire. Oh, salve, lei è un gatto... è un gatto bastardo. Vieni qua, fame di un gatto. Vieni qui, starga. Ermete! Ammazzo il gatto. Oh, infame... crepa. Oh mio Dio, finalmente la fine della palude. Vedo un pezzo di montagna qui sotto, ma speriamo duri un po' più di un pezzo di montagna. Anzi, signori, sapete che una cosa? Vi taglio tutto il tempo, in modo in... vi taglio tutta la parte in cui cerco una pianura, un qualcosa dove fare casa e vi porto direttamente alla parte finale. Intanto, signori, finalmente siamo usciti dalla palude. Ciao, piccolo cagnolino. Quello è un po' storto di albero. Quello è uno smeraldo. Tanta roba lo smeraldo. Credo sia stato il minerale più inutile che abbia scavato da adesso fino all'inizio dei miei giochi su Minecraft. Quella è una pianura, però anche qui davanti ne vedo una ben più grossa sulla minimappa. Dopo aver girato parecchi miliardi di blocchi, almeno abbiamo trovato un villaggio con la pianura, come avevo detto, e la registrazione è a 1:20. Diciamo che ho camminato parecchio. E credo che appena arrivo al villaggio mi rubo tutte le palle di fieno che ci sono. Aspetta, ma sono due, ma non è vero. A parte che sto posto è tipo una
pianura unica e mi piace un botto. Secondo, sto villaggio è parecchio grosso. Ah, salve, questo è un libraio? Magari che vende qualcosa di interessante gli blocco subito lo scambio. No, knockback 1. Non ci credo, ho perso lo smeraldo che ho scavato prima e ho ripreso la cobblestone. Vabbè. Bene, è ora di turlopinare sta zona. E in tutto questo io ho girovagato per ore e ore e non ho ancora scavato della pietra. Un genio. Mi dispiace, non avrete più cibo. Qui abbiamo chest, sì, due smeraldi, mele, patate, e di qua tavolo da cartografo. Ci abbiamo un po' tutte le professioni in sto villaggio e siamo pieni di mucche, mamma mia. Queste le dobbiamo far riprodurre. E ti direi che le portiamo tutte qui dentro a sto punto. Salve, salve, volete venire? Brave, perfetto. Sì, venite, venite. Oh, 1, 2, 3, 4. E dove volete andare, infami? Tutte qui dentro. Dentro, ho detto. Dentro. Ecco, ragazzi, questa è l'utilità dei maiali. Vaffanculo. 1, 2, 3, dai, venite anche voi due. Siete veramente ritardate per essere delle mucche, eh? Madonna santa. Allora, una alla volta. Bene, perfetto. Adesso devo trovare il modo di non farle uscire. Facciamo velocemente. Così, perfetto. Tu... e tu, poi tu e tu, e poi chi manca? Una, due, tu già fatto, tu già fatto, tu già fatto, ok, abbiamo copiato tutte le mucche, che ci serviranno, vabbè, l'avete già capito cosa ci serviranno, no, non al cibo ragazzi, non ci serviranno per il cibo, per la pelle, sì, se vorremmo fare delle librerie prima o poi ci servirà la pelle, quindi ci portiamo avanti. Questa zona l'abbiamo appena vista. Io credo che nel prossimo episodio faremo almeno una piccola base qua. E magari ci catturiamo già due o tre villager, ci facciamo un paio di cosette carine. Anche perché il bioma, signori, non è nemmeno male. Abbiamo l'oceano qua. Cioè, oddio, oceano, una specie di mare. E se questa zona fosse completamente acqua che andremo a esplorare, io posso fare una farm molto utile, che ho fatto tante volte, anzi troppe. Beh, direi che qui non c'è più niente, quindi... che dire, andiamo a svuotare l'altro villaggio. Oh mio Dio, ma quello è anche il bioma dei ciliegi, ma è la pianura più bella del mondo. Sono dei biomi carini. Un botto di cose nelle ceste, due villaggi, qua c'è il bro che vende tutte le cose, c'è pure il fabbro e la mia farm di iron. Credo comunque sì che sia tutto oceano quella zona. È ora di scoprire che cosa contiene il fabbro, non appena avremo raccolto quest'altra hay bale. Credo che questo cibo ci basterà per un po'. Salve, lei vende... Beh, la spatina non è neanche male, eh? Ma due diamanti, sai che mi fanno ben comodo. Ti lascio quella lì dentro, poi due diamanti. Io so già che cosa ci vorrò fare. E niente, qua andiamo a raccogliere tutto quello che rimane. Queste montagne mi ricordano un mondo di Minecraft molto particolare. Molti di voi conoscono. Allora, voi vi porto con me nell'altro recinto, se riuscite a non incastrarvi, bene, anzi vi porto direttamente a casa. Venite? Bene, 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 bene. Sì, salve, io sono quello che deruba tutti i villaggi, C'ho una mandria di mucche che mi sta seguendo. Allora, di qua non voglio che muoiano, quindi scendete pian piano. Piano, non ammazzatevi. Quasi notte, questo non porta bene. Lei, via. Signore, qui, su, muoversi. Ecco il recinto. Solamente il problema è chiuderle dentro adesso, perché sono tipo altre 6 mucche da far entrare lì dentro. Sì, salve, vi ho portato degli amici. Tu, vai via.
Voi, vabbè, lo sapevo che vi sareste incastrate. Stupide mucche, una. No, ce la fate? Perfetto. Uno e due. Beh, siete parecchie. Per questo vi darò da mangiare. Tieni, 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 tieni. Tieni e tieni. Dovrebbero essere tutte, anche voi due. Perfetto. Abbiamo già una piccola mini fara di mucche. Ed è ora di dormire. Direi che, signori, il primo episodio può concludersi in bellezza con il ritrovamento di due villaggi, un bel po' di mucche da disintegrare la prossima volta. Si scherza, ovviamente, o forse no. Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale, ci vediamo mercoledì prossimo con l'episodio numero 2. E niente, signori, io vi auguro già un buon Natale, perché mercoledì sarà già passato Natale, io ve lo dico adesso. Let's go!